cominciano a trapelare le prime indiscrezioni per quanto riguarda questa 67esima edizione del Festival di Venezia. Black Swan, il film che ha aperto la mostra, appare infatti il favorito. Aronofsky aveva già vinto 2 anni fa con lo straordinario The Wrestler con Mickey Rourke. Può quindi risultare difficile che possa vincere un premio a distanza di 2 anni. Però a Venezia c'è un recente precedente e riguarda il caso di Ang Lee, che vinse qui al Lido nel 2005 con I segreti di Brokeback Mountain e nel 2007 con Lussuria. Intanto in concorso è stato presentato il terzo film italiano in gara, Noi credevamo, di Mario Martone, sugli eventi che hanno preceduto la formazione dell'Unità d'Italia. E Martone era già stato a Venezia qui proprio col film d'esordio nel 1992, Morte di un matematico napoletano, che vinse il premio della giuria. E a proposito di premi, gli è stata fatta anche una specifica domanda in conferenza stampa e lui ha risposto scaramanticamente: preferisco non rispondere. Nel corso dell'incontro ha sottolineato comunque come questo film ha avuto una lunga gestazione e le prime idee gli sono venute dopo gli attentati dell'11 settembre, poi ha cominciato a fare tutta una serie di ricerche e di studi sull'argomento, anche se produttivamente il film era difficile. Sono 4 episodi per la durata di 204 minuti, anche destinati alla televisione, in un cast che vede protagonisti Luigi Locascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi e anche Tony Servillo nei panni di Mazzini. E a proposito di Mazzini, il regista partenopeo ha sottolineato come le frasi sue sono tutte prese dai suoi scritti e nulla è stato inventato. E poi, oltre Martone, tra film in competizione che hanno sconvolto di più di questa mostra, forse quello che ha sconvolto di più assieme ad I'm Still Here di Casey Affleck con su Joaquin Phoenix, è proprio The Ditch di Wang Bing, regista cinese documentarista che ricostruisce le vicende che erano accadute nei campi di concentramento nel 1960. Un film di brutale realismo che tende addirittura a sfociare nell'horror e che Müller nel programma aveva presentato come film a sorpresa. Probabilmente questo era un escamotage per farlo uscire dalla Cina, visto anche l'argomento trattato. E probabilmente non mancheranno neanche le polemiche in patria per quanto riguarda il film. Ultimo caso, la questione Vincent Gallo. L'attore statunitense che ha presentato il terzo film come regista non si è visto né in conferenza stampa per presentare il suo film né per presentare quello come attore protagonista Essential Killing del regista polacco Jerzy Skolimowski. A proposito di questo film c'è la possibilità che Vincent Gallo possa essere favorito per un premio come miglior attore protagonista, però bisogna vedere se da qui alla fine della mostra si potrà vedere. Si sa che è al Lido, però di altro non si sa nulla. Da Venezia, Simone Migliani.